Siamo qua in via La Farina, stanno per riasfaltare la strada un'altra volta, non passano mesi che non si riasfalti in continuazione questo tratto di strada che va dalla stazione ferroviaria di Messina all'ultimo svincolo autostradale. Ecco qua, hanno piazzato, hanno parcheggiato una macchina per togliere l'asfalto dal pavimento autostradale per rimettere l'asfalto nuovo. Hanno parcheggiato alla fermata della SAIS, della linea che collegano Messina a tutti i comuni della provincia. L'asfalto è una componente pericolosissima dello smog, perché tutti questi tir che frenano con queste decine di ruote producono la polverizzazione dell'asfalto e quindi una miscela di smog che è fatta di asfalto, freni, pasticche dei freni pastiglie dei freni che si polverizzano con queste frenate che fanno questi giganti della strada e in più lo smog, quindi tre tipi di polveri che stanno in sospensione in questo smog cittadino che fanno di questa via una camera a gas. Una camera a gas che è anche citata nel codice dell'ambiente come la città più rumorosa che esista e anche la città ovviamente con più smog, perché in questa città passano ogni giorno 8.000 macchine in media e 4.000 tir, una cifra impressionante, incredibile, incredibile. Ciao. Per una città di 300.000 abitanti è una cifra spaventosa. 8.000 macchine che transitano per i traghetti e 4.000 tir al giorno che transitano dalla Sicilia all'Italia.